suspense da thriller in questo epilogo di campionato nazionale dilettanti per il Savona. E come nei bestseller del Brivido, dove l'assassino si scopre solo nelle ultime pagine, nell'ultima di campionato domenica 20 si scoprirà il nome della vincitrice. Intanto ci si gode la vittoria morale per aver scavalcato la Sangiustese, fermata dai sanremesi per 1-1. Gli striscioni nell'ultima al Bacigalupo hanno sofferto 90 minuti per domare un Valle d'Aosta che staziona a centro classifica ma con velleità di strappare scalpi importanti prima di metter via le scarpe coi tacchetti. Una premessa tecnica per capire che quella con l'Aosta non era una passeggiata. Le assenze del pilastro Colacicco nelle retrovie e della sicurezza del bomber Calabria squalificato. Con una formazione riveduta e corretta, i bianco-blu hanno iniziato in sordina. Bisogna aspettare il 23esimo per vedere la prima azione in velocità, prova generale della segnatura, che arriva con la testa prepotente di Lamberti su angolo di Bracaloni un minuto più tardi. Prima del riposo, mentre echeggia la notizia quanto mai gradita del pareggio della Valenzana, Bracaloni libera Pignalosa ma Vignale arriva prima di tutti. Secondo tempo con Pignalosa di nuovo protagonista, ma risponde nuovamente l'ultimo difensore di Aosta con gran sicurezza. Al 16esimo Lamberti fa filtrare un pallone ma non riesce a servire in tempo Spatari, e al 29esimo altra clamorosa occasione mancata. Gli ultimi minuti sono di contenimento del risultato a denti stretti. Per la cronaca è la sesta vittoria consecutiva e per gli esperti della cabala il 7 regala di solito trionfi o sconfitte. Si gioca tutto tra due domeniche in una gara finale che si preannuncia a dir poco rovente.